una delle opere più conosciute al mondo. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice il 6 marzo del 1853. A causa della critica alla società borghese, l'opera fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, fu spostata come ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. A Pescara torna la lirica dopo una lunga assenza, con l'ambizione di essere fruibile anche al pubblico dei giovani. La Traviata di Giuseppe Verdi sarà in scena al Teatro Massimo il prossimo 5 maggio, con una lettura contemporanea curata dal regista Alberto Paloscia. Proprio perché riportiamo la lirica a Pescara dopo tanto tempo, ho lavorato su una produzione elegante e tradizionale, facendo soprattutto un grosso lavoro di drammaturgia su cantanti che sono giovani, con cantanti anche del territorio abruzzese, grande attenzione per gli artisti del territorio. C'è anche un grande cantante, già affermato e già solido professionista, che è Giancarlo Ceccarini, che è un baritono pisano che ha cantato nei più grandi teatri italiani e stranieri, dalla Scala di Milano all'Arena di Verona. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Jacopo Sipari, abruzzese impegnato all'estero, che all'ultimo Festival Pucciniano dell'America Latina ha registrato il sold out per Tosca e Madama Butterfly. Cerchiamo veramente di rendere una Traviata che sia paideutica, che sia veramente espressione di tutto quello che noi in un certo qual modo rechiamo nel cuore, e che sia effettivamente una Traviata liberatrice per tutti coloro che vengano a vederla. Quando è che un direttore d'orchestra è soddisfatto? Quando sentiamo veramente le persone che alla fine di queste 2 ore di opera, dove hanno respirato con noi musicisti, lasciano un ultimo respiro finale, sentendosi probabilmente felici di non aver perso queste 2 ore, e questo probabilmente è la soddisfazione più grande.